Non solo le penne nere, ma ci sono anche certo, le adunate, chiamiamole così. Non so se poi il termine adunata sia corretto, perché poi sai, non vorrei mai sbagliare in questo senso, però allora tutti a Udine, i fanti. Sì, esatto. Sono orgogliosa di essere mamma di un alpino volontario, classe 83, e lui orgoglioso del nonno, classe 20, salito in alto. Saluti, forza alpini, siete grandi, da Monfalcone, siamo in provincia di Gorizia. L'alpino Adriano di Buttapietra saluta il suo sindaco che sta sfilando, questa insomma è una stanza particolare. allora, il Piave Mormoron, no scusate, questa. Buona sfilata al gruppo di Canova, sezione Monte Ortigara, ciao papà, ti voglio bene. Con il cuore in gola e gli occhi colmi di lacrime, un saluto agli alpini caduti nel 76, al gruppo Udine della GOI di Glemone, a tutti gli alpini della Dunata, Tasi e Tira, Mandifradi. Buongiorno, è un'emozione grande poter rivedere la Dunata anche attraverso la televisione. Mi fa ritornare alla memoria un ricordo di quando ero piccolo, avevo 6 anni, ho partecipato alla Dunata che si svolgeva a Padova. E sarebbe bellissimo che si ripetesse prossimamente passando per tutto il Veneto. Un saluto a voi e buona domenica. E poi ancora un messaggio sempre alla politica: bisognerebbe dare l'Italia in mano agli alpini, perché gli alpini costruiscono e non distruggono. Viva gli alpini, lo dice Mary da Marostica. È andato avanti il colonnello Giuseppe Cinque, genio pionieri, finché gonfia. In questa giornata speciale volevo dire al mio papà che sono orgogliosa di essere figlia di un alpino. Sto aspettando che passi la Giulia, l'abbiamo vista prima, spero di vederlo sfilare, ma intanto salutiamo Iginio Frasson. Allora, credo che anche qua molti di noi si chiedano il senso e il significato che hanno l'indennità, il senso e il significato gli appannaggi che nessuno vuole ridurre, quegli appannaggi che continuano a essere riconosciuti, si sia o non si sia condannati. Allora qua c'è qualcosa che non funziona, c'è chi riceve una medaglia d'oro, c'è chi riceve una medaglia d'argento e sa che in virtù di questo gli saranno riconosciute poche decine di euro in termini pensionistici. C'è chi è stato condannato a un anno e 364 giorni e sa di poter contare su un appannaggio vitalizio. Non è giusto! Tanti cappelli che sfilano in mano e non in testa, e allora Jacopo vuole salutare tutti gli alpini di Teolo, Padova, li abbiamo visti prima, perché li vuole ringraziare per aver portato a sfilare il cappello dello zio Riccardo. E poi c'è anche chi ci manda un saluto dall'ospedale, non tutti ovviamente sono in condizioni fisiche perfette, ed è Gianni Pasin che vuole salutare tutti gli alpini della sezione di Vittorio Veneto che abbiamo avuto il piacere di vedere poco fa. E poi ancora un saluto agli amici alpini del Veneto, del Trentino, del Friuli, con il cuore, lo fa Tiziana. Invece da Verona scrive Chiara, che chiede di salutare il marito Lucio Pedrazzini, che ieri era all'Aquila ma oggi non ha potuto sfilare perché è dovuto rientrare a Verona stanotte per permettere a nostra figlia Silvia di rientrare in caserma in tempo. Silvia ha fatto la mini naia come alpino e ora è effettiva. Comunque, prima a proposito di gente che rientra qua lì, io credo che quando prima abbiamo detto che era nata Rebecca, la bimba, penso, sì, siccome ci ha rimandato un messaggio, e sì, penso che sia nata finché il papà stava sfilando. Papà Stefano sta sfilando, insomma lo attende con ansia per questa sera, bene, forse anche solo per conoscere la piccola Rebecca, certo. E ovviamente complimenti a papà Stefano e alla piccola Rebecca, ma ovviamente alla mamma Roberta. Forza alpini da tutte le regioni, Daniel da Sedegliano, che siamo in provincia di Udine. Sono nonna Renata e aspetto di vedere sfilare mia nipote Graziella, alpina lei, alpino il suo compagno Paolo.
credo li abbia appena visti perché erano della sessione di Padova. E allora, li ha visti da poco. Poi c'è invece Maria Rita che dice: oggi stiamo festeggiando gli alpini, forse sono un po' fuori tema, ma a me un pensiero va, è andato ai Marò. Non è proprio fuori tema perché abbiamo visto proprio all'inizio di questa lunga sfilata, lo ricordiamo, è iniziata attorno alle 9 di questa mattina, dalle 8.30 che noi vi stiamo accompagnando proprio in questa lunga, in questo lungo viaggio per le strade dell'Aquila. In realtà uno striscione che ricordava i due Marò c'è stato, e quindi non si preoccupi signora Maria Rita, non è proprio fuori tema, sicuramente anche molte penne pensano come lei ai Marò. E poi ci scrivono anche dalla casa di riposo La Prealpina di Cavaso del Tomba e mandano un saluto di cuore a tutti gli alpini. E un saluto a tutti gli alpini di quota zero che abbiamo visto prima, in Venezia ne era arrivato da Giuliano, alpino di Chioggia. Ecco, quindi visto che insomma gli alpini ci sono anche in terra di mare. Certo che fare l'alpino a Chioggia fa specie, no? Voglio dire, sicuramente sì, si è una novità rispetto, voglio dire, a quello che è fare l'alpino a Bassano. Rispetto a Belluno, sicuramente. O a Belluno. Tanti saluti e buon canto a tutti i cori della Consulta di Treviso, dell'ASAC Veneto e di tutta Italia che hanno cantato alla Dunata, lo scrive Carla di Treviso. Viva gli alpini! Gli alpini sono una grande famiglia, sempre pronti ad aiutare le persone in difficoltà. Alpini per sempre, viva tutti gli alpini, viva la Brigata Giulia, tanti saluti da Pordenone, non poteva essere altrimenti, se salutano la Brigata Giulia, siamo da quelle parti. Certo. Da Marino di Piave, mio marito alpino è andato avanti, buona Dunata da Caterina. E poi c'è chi dice che è già la terza volta che ci scrive di fila, infatti ci chiede se lo manda 10 volte se riuscivamo a leggerlo. Eccoci qua. E allora dice, lo leggiamo, che commozione, poveri uomini e poveri ragazzi e uomini massacrati, quanta sofferenza, onoriamoli sempre, ci scrive Gemma che dice anche bravi gli alpini e bravi voi che ci fate partecipare, bravi soprattutto perché abbiamo letto il messaggio, ce l'abbiamo fatta dopo. Benissimo. La terza volta. Apprestato 6 anni fa il proprio servizio in tutta Arancione, sale e raggiunge queste località sgranando un rosario che ha fatto degli interventi in Umbria, ha fatto degli interventi in Virginia, ha fatto degli interventi in Emilia Romagna, ha fatto degli interventi in Friuli, ma anche in quelli in Piemonte, degli interventi in Versilia. Sono venuti recitando le loro preghiere, che sono preghiere fatte di allegria e di pace. Grazie a tutti, fatte degli racconti della vita vissuta, grazie della situazione della gente. Sono ovviamente ogni tanto nei messaggi manca qualche piccola polemica, in questo caso insomma c'è chi fa dei complimenti ovviamente sarcastici ai consiglieri nazionali veneti che hanno votato contro la Dunata di Vicenza dell'anno prossimo, ricordando così degnamente tra virgolette i caduti del centenario. Però insomma questa è una polemica su cui potremmo andare avanti veramente per ore, perché comunque insomma vediamo se in qualche modo si riuscirà a rimediare con, esatto, gli ultimi guardare, due anni, no? Che restano ancora il 17 e il 18, esatto, per riportare qualcosa in terra veneta. Se lo spirito alpino regnasse nel cuore di tutti gli italiani, di sicuro avremmo un'Italia migliore. Un abbraccio a tutti gli alpini da Adriano e Mariella di Dolo, provincia di Venezia. E poi abbiamo ricordato prima, come fra una settimana esatta,